Beh, tutti sono sempre io, Mr. Striker, e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con una nuova attrazione che ho creato per voi, per quanto riguarda la Redstone e la 1.5. Questa cosa è una cosa che utilizzerò sicuramente nella mia terza stagione del Let's Play, quindi sarà una cosa molto importante. Cos'è? Questa è in pratica una stazione ferroviaria completamente funzionante, molto stretta, diciamo molto compatta, e ci permetterà di andare in tre direzioni. Possiamo anche aggiungere le altre, comunque in questo modo. Bene, mostriamo prima la Edison e tutto quello che ci sta dietro. Non è estremamente complesso, dopo spiegherò il tutto. Facciamo finta che queste sono le tre destinazioni. Facciamo finta per esempio che questa qui magari può andare tipo là in fondo, dove sta la casa per esempio. Quest'altra qui può andare da un'altra parte e quest'altra da un'altra parte. Ora l'ho messa in questo modo giusto per esempio. Bene, come vedete, qui ci sono delle rail che se vengono attivate con delle torce di redstone, queste si girano. E qua è stato tutto il concetto appunto della roba. Tutto un circuito così complicato, diciamo. In pratica serve soltanto per attivare, per rimanere attiva la lampada quando noi premiamo un bottone, in modo che non si spegne la lampada. E poi l'altra complessità è questa qui, che è il reset. Perché se per esempio, come vedete, questo qui ci permetterà di andare nella zona farming, quindi le coltivazioni, giusto un esempio. Ok, come vedete la torcia, c'è la redstone lamp, rimane accesa. E guardate, questo qui ha curvato. Questa qui è la redstone che si accende. E questo è tutto. Però se noi per esempio vogliamo premere anche qualcos'altro, poi diciamo che si bugga un pochino di tutto. E quindi non possiamo farlo. E se lo premiamo di nuovo, come vedete, non si spegne nemmeno la torcia e rimane invariato. Però c'è il pulsante reset che spegnerà tutto, ovviamente dopo un ordine di tempo. Bene. Qua c'è un sistema automatico che riempie i minecart quando il dispenser ne va corto, diciamo. È giusto un hopper così, niente di che. Qui ci sono due bottoni. Un bottone, diciamo che serve per... facciamo una cosa. Facciamo una piccola modifica al nostro... mettiamolo così. Così, così, dai. Perfetto. Una piccola modifica. Questo bottone spawnerà il minecart e con questo qui lo faremo partire. Quindi, come vedete, qui ci sono minecart. Se lo leviamo uno si riempie automaticamente. Poi, quando ci sarà anche un sistema di arrivo, perché come vedete, questa rotaia ti manderà un segnale di redstone quando passa il minecart. E a questo servono i repeater messi al massimo, in modo da mettere un reset. Quindi, per esempio, se noi torneremo indietro, poi quando vogliamo tornare di nuovo alla stazione ci porterà sempre nella stessa direzione, anche se siamo per esempio qui. Perché se per esempio io metto così, diciamo, poi quando voglio tornare indietro, guardate cosa succede, farò il giro e andrò dall'altra parte. Quindi a questo servirà diciamo un secondo pulsante di reset. Questo pulsante serve soltanto per esempio se noi abbiamo sbagliato, perché poi quando il minecart passa sopra si resetta automaticamente. Bene, e in pratica noi arriveremo qui con il minecart, questo è l'arrivo, poi possiamo semplicemente romperlo, possiamo anche aggiungerci un sistema automatico che spara delle frecce, però non sembra dal caso di sprecare frecce, e quindi poi lo rompiamo e lo mettiamo di nuovo qui, e si riempie sempre automaticamente. Facciamo giusto un test, per esempio, ora voglio andare alla casa, che è la prima. Premo il bottone per spawnare, salgo, premo il secondo, si parte. E si va alla prima destinazione. Questa è la prima destinazione. Ora, come vedete, i minecart sono risettati come stavano prima. Infatti, se torniamo indietro, ci porterà in questa parte. Ok, oddio. E poi basta romperlo, ovviamente in modo creativo non ci droppa niente. E questo è tutto. È una cosa davvero utilissima, quella che, diciamo, comunque non ho inventato io questo sistema, ovviamente. È giusto, non mi ricordo neanche come si chiama sinceramente, non quello che l'ho creato, è proprio un sistema che già esiste in Minecraft, io invece l'ho applicato facendo il fatto delle rotaie che si chiudono, bene, e poi ho messo le redstone lamp, bene, e questo è tutto raga,
Volevo mostrarvi un pochino come sono i circuiti, ma sono abbastanza facili, basta che mi fermo qui e li vedete benissimo. In pratica, qui fate finta che qui c'è il bottone, attiva questa redstone torch, cioè questa redstone torch è sempre attiva normalmente, se noi abbiamo una redstone torch è sempre attiva, attiva, ok. Poi quando la redstone passerà, la spegnerà, spegnerà questo repeater. Attiverà questa torch e quindi vi farà il segnale, però in seguito spegnerà questo circuito e andrà questo, questa redstone torch si attiverà e attiverà la luce. E poi una specie di bug che la fa rimanere attiva. Poi quando il reset invece funziona semplicemente, questo è il pulsante reset, con una semplice torcia arriva qui e la spegne. Questa qui è la torcia per redstone lamp. E passa semplicemente in questo modo e poi spegne tutto. Comunque sia, se non ci avete capito niente, benissimo, tanto io lo farò ovviamente nel mio let's play. Se siete appunto iscritti fan, diciamo, lo vedrete sicuramente se siete interessati. Comunque sia, potete scaricare questa mappa in descrizione e studiarvela come volete. Bene, raga, questo è tutto per questo video. È una cosa davvero molto carina. Quella che ho creato è una cosa che sarà molto utile per ognuno di noi, però già ci sono un sacco di modi per farlo. Questo qui, diciamo, è il modo più compatto che ho trovato. Bene, raga, questo è tutto per questo video. Se vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete. Sono sempre io, Mr. Striker, e ci vediamo nei prossimi video. Bella!